siamo qui per intervistare Pinocchio, caro Pinocchio, no? Mi ha dato appuntamento tra l'altro qui in questo posto sulla piazza centrale di Collodi e poi si è presentato con un'ora di ritardo. Sì, ma lei non ha controllato su iPhone. E io le ho mandato un SMS per avvertirla che arrivavo un'ora dopo. Sai, io sono molto impegnato, deve scusarmi. Vengo adesso dall'aver parlato col mio consulente finanziario allo studio Della Volpe and Gatto, che mi ha prospettato un affare imperdibile. Della Volpe and Gatto? Sì, mi sembra di conoscerli questi due. Sì, sì, è in effetti uno studio rinomato. Vuole sapere dell'affare? Certamente. Allora, è arrivata una moneta che non si vede, ma si moltiplica in modo pazzesco. Si chiama Bitcoin. Basta investire anche poco, e poi tutto procede in modo quasi automatico e si diventa miliardari senza fare nulla. Che è quello che vuole fare lei, Pinocchio, cioè un bel niente. Le pare che questo affare somigli, non le ricorda mica quella storia del campo dei miracoli, dove si potevano seppellire certe monete d'oro che si moltiplicavano in pochissimo tempo? Ah, quelle sono storie molto antiche, io sono un burattino moderno. Ah, sì? Uso il computer come i nativi digitali e quanto al non fare niente, io non sono mica l'unico, quasi tutti i giovani sono disoccupati e si trastullano come quando io andavo nel paese dei balocchi. Non sono sicuro se si trastullino proprio così tutti i bambini. Ha parlato di questa storia dei Bitcoin con la fata turchina? Chi riesce più a vederla? Si sta dando un sacco da fare per presentare la prossima edizione di Sanremo e poi rilascia interviste su interviste perché l'hanno molestata. L'ha molestata? Chi è stato? Non vuole dirlo, ma io ho il sospetto che sia stato il burattinaio Mangiafuoco. Sì, che è una specie di produttore di spettacoli all'aperto e poi non tiene mai le mani al loro posto. A me mi voleva buttare nel fuoco per finire di cuocere un montone. Poi però mi ha regalato 5 monete d'oro e io sono sicuro che, che fosse anche un po' pedofilo. Sì, l'ho piantato subito in asso. Eh beh, però lei aveva venduto l'abaco che Geppetto l'aveva comprato, rinunciando a una giacchetta, insomma. Ma che storie! No. Ma che me ne faccio dell'abaco? È roba di 2 secoli fa, adesso c'è Wikipedia. Con Wikipedia e compagnia bella la scuola si può saltare senza problemi. Io sono nato per non andare a scuola e penso che tutti i ragazzi debbano divertirsi senza annoiarsi sui banchi a sentire il maestro, no? Sì, però lei aveva inventato una scuola che durava almeno 3 giorni, uno per imparare, uno per scrivere, uno a leggere, uno a far di conto. Neanche quelli adesso vuol fare. Allora, quando sarò miliardario con tutti i bitcoin che non si vedono, non avrò più bisogno nemmeno di saper far di conto. Ci sarà un algoritmo che mi calcola le rendite minuto per minuto e io potrò giocare a rimpiattino col mio amico Lucignolo. Sì, che lei non ricorda, ma è quello che a forza di dare cattivi consigli diventa un asinello e poi ci lascia anche addirittura la pelle. E lei lo sa che le favole si possono anche riscrivere?